Andiamo! Dio origine e fonte di ogni bene, sia con tutti voi e con il tuo spirito. Le meraviglie del creato, gli eventi della storia, che una misteriosa provvidenza volge a fini di bene, le opere di uomini amanti della giustizia e della pace, muovono il nostro cuore a benedire Dio, sorgente prima di noi, perché tutto opere al vostro bene, in Cristo nostro Signore. Amen. Eravamo ormai abituati a vedere una villa comunale in uno stato di totale abbandono, specchio di una città che era in coma profondo, in uno stato letargico. Ora le abbiamo dato luce, immaginandola già nel contesto del parco urbano che sorgerà in quest'area, collegata a Piazza Carmine e al parco naturalistico che sorgerà all'interno dell'agrario. Il parco urbano sarà il luogo che ci farà apprezzare il meglio la qualità di vita della nostra città, dove potremo godere gli spazi verdi. Contemplerà l'anfiteatro che sorgerà qui accanto e l'ex macello dove risiederanno le associazioni e l'ex vetura che diventerà un luogo dedicato alla musica e all'arte. Luoghi che ospiteranno chi favorirà la socializzazione, l'inclusione e vivere come in una vera comunità. La villa comunale adesso è piena di luce, aperta alla città e a tutti voi cittadini.
senza decisioni, senza barriere, ma rinasce mantenendo una propria identità. Infatti sono state recuperate le opere preesistenti, con i moniti ai vandali, poi dopo capirete il motivo. Recuperate le fontane finalmente funzionanti, una in particolare, bellissima, pregiata, che è lì davanti, recuperata da con pezzi ritrovati addirittura sotto la terra della villa comunale. E recuperata la dedica ad Egg che ha ideato questo luogo, una dedica a chi aveva una visione e ha donato questa visione alla nostra città, garantendo tanta prosperità per tanti anni. Un uomo e una storia di successo che è per noi fonte di grande ispirazione. Noi continueremo sempre questa opera di cambiamento, incessantemente. Proseguiremo i lavori adesso a Piazza Europa, poi Piazza Stazione, Porta Vallata, Via Coppola, Piazza Annunziata, Piazza Tutta. Tutte opere già finanziate e già programmate da tempo, unitamente al piano di decoro urbano. Infatti ristruttureremo tutti i marciapiedi, le zone pedonali e le piazze, che dovranno essere accessibili a tutti con un decoro degno di una cittadina decente. Piedimonte ora ha tutte le possibilità per rinascere e per risplendere, e questo sarà sempre l'obiettivo della nostra amministrazione, e rinascerà grazie ai suoi simboli. Riprenderemo i monumenti, le piazze, i palazzi e questa villa comunale che già abbiamo fatto rinascere, che rappresentano per noi l'identità storica della nostra comunità, ma grazie anche a interventi moderni, come il polo scolastico, che è stato finanziato a settembre e che noi fino ad ora non abbiamo detto, ma che adesso lo annunciamo, come annunciamo il finanziamento che avverrà a breve. Per il Palazzo Ducale, che ritornerà a splendere quale simbolo identitario del Matese, non solo di Piedimonte. Due interventi, due finanziamenti per oltre 34 milioni di euro, mai visti in questa città. Che tracciano una sorta di linea di congiunzione tra la nostra identità storica e la nostra identità futura, simboleggiando la naturale evoluzione di un'identità che è capace dinamicamente di mutare, adattandosi al nuovo contesto socio-economico, senza mai dimenticare le sue radici. Un'identità dinamica che deve adattarsi al presente, perché altrimenti vivremo solo di ricordi del passato, senza alcun futuro. Le tradizioni senza innovazioni rappresentano l'immobilismo, e noi questo non lo vogliamo mai, accettando con una conseguente inevitabile nefasto destino. Vedete, chi difende l'immobilismo o è un difensore del proprio status quo, che preserva il suo presunto benessere rifiutando qualsiasi cambiamento e fregandosi nel contesto generale, o è un incapace di evolvere, di uscire dal proprio contesto e cercare nel cambiamento una soluzione. Noi non ci fermeremo mai, penso che l'avete capito oramai, non accettiamo mai l'immobilismo, commetteremo ancora tanti errori, perché gli errori fanno parte del cambiamento, ma sicuramente lo faremo sempre per il bene di Piedimonte. Bravo! Adesso passo la parola, per me un mito, all'uomo che tanto ha creduto in queste opere, per il bene dei suoi cittadini e per i ringraziamenti di rito, al nostro signor sindaco. Procediamo con i ringraziamenti, tocca a me, anche perché ho stressato parecchie persone, al direttore dei lavori, ingegner Massimo Ferrante, che è anche progettista, per la sua grande professionalità, ma anche per la sua pazienza nel sopportarsi. Al condirettore dei lavori, nonché sopporto omnisciente, qualcuno sa perché lo dico, Lorenzo Pascale, che è diventato più piedimontese di noi, spesso insopportabile e folle, ma tanto tanto prezioso. Alla cooperativa, che ha fatto rumore adesso, e ai suoi grandi lavoratori che hanno compiuto lo sforzo in mano, spesso in condizioni molto difficili, con amore e dedizione per la loro città. Alla ditta Isbeck e ai ragazzi della manutenzione del verde, per il grande supporto ricevuto questa settimana. Grazie ragazzi, siete stati davvero preziosi, e ringrazio anche Fabrizio Compositore e Nicola Di Girolamo per la loro grande disponibilità. A tutte le imprese che hanno lavorato in questo cantiere, in particolare un grazie sentito a Mario, alla sua ditta che ha posato le pietre e i pavimenti, a Nando Trappoli e a Luigi e Maurizio Cazzini, senza i quali
non saremo riusciti a completare i lavori in tempo, davvero grazie. A Filomena Caso e alla sua famiglia per aver investito e creduto nella rinascita di questo luogo. E dopo inaugureremo anche il bar, ovvero questo meraviglioso luogo di aggregazione con il parco giochi e il campo sportivo. Alla clinica Atena per aver donato altri rilevanti fondi senza che nessuno glielo avesse chiesto, per il ripristino e l'ampliamento del parco giochi che sarà reinstallato tra qualche giorno perché avevamo bisogno di spazi liberi. Alla ditta Ciardiello Marmi, alla famiglia Ciardiello e in particolare a Francesco che ha progettato le opere e le ha realizzate. Hanno mostrato un grande affetto ed amore per Piedimonte, andando molto oltre il loro compito e il lavoro che gli è stato affidato. Grazie Francesco. All'ufficio tecnico, al responsabile, architetto Godone, all'architetto Volpe, all'ingegner Galofalo e al geometra De Pasquale in particolare, per aver seguito i lavori incessantemente tutti i giorni e per averci sopportato. A Melania, che ha curato le aiuole, dove scocceranno i fiori e scoccerà anche la speranza di un futuro migliore. A voi tutti, per quanto farete in futuro, non per quello che avete già fatto tanto, per la cura che avrete di questo luogo che rinasce ma che deve vivere nel tempo della sua bellezza. Mi raccomando, vigilate e segnalate, senza voltarvi altrove se qualcuno proverà a rovinarci il sogno di una Piedimonte migliore. Al nostro mitico assessore Paterno, mio fratellone, che è perennemente presente, sempre pronto a risolvere tutti i problemi, a sopportare e sopportare tutti me in primis. Grazie, liberato. Alla nostra squadra, un gruppo di amici molto folli, che stanno mostrando tenacità e unione, come mai visto prima in questa città e sfido chiunque a dire il contrario. Inscalfibili e coesi, amici veri, che hanno tutti come unico obiettivo la nostra Piedimonte. Ora passo la parola all'assessore Ferrone, che procederà unitamente a Francesco Ciardiello alla illustrazione delle opere realizzate, con i relativi cenni storici, e alla inaugurazione della fontana e della statua. Grazie a tutti. Cittadini, cari amici, siamo qui riuniti per un evento tanto anelato, la riqualificazione della villa comunale, luogo storico della nostra città, con alle spalle un glorioso passato, in quanto parte del parco urbano, dove era l'abitazione dei signori Egg e lo stabilimento tessile. Occorre dunque, nel rispetto della memoria storica, tornare a più di due secoli fa, pensate, esattamente al 1812, quando l'imprenditore svizzero Gian Giacomo Egg, per la realizzazione della filanda meccanica per il cotone, scelse proprio la nostra Piedimonte, il cui paesaggio gli ricordava la tanto amata Svizzera. La scelta di stabilire lo stabilimento proprio qui, da noi, non fu casuale. La vicinanza al fiume Torano, che offriva abbondanza d'acqua per i processi produttivi, e la disponibilità di manodopera locale, contando ai tempi Piedimonte più di 4.000 abitanti, furono fattori strategici per il successo dell'impresa. L'azienda non solo impiegava centinaia di lavoratori della zona, ma divenne un punto di riferimento per l'intera comunità, portando nuovi modelli di organizzazione del lavoro e di welfare aziendale. Siamo davvero onorati di ricordare oggi l'industriale che, lungimirante e fiducioso, credette nella capacità e laboriosità del nostro popolo, dando loro l'opportunità di alleviare la miseria che persisteva e attanagliava le nostre zone, lusso e benessere all'antica Piedimonte d'Alife. Il cotonificio Egg, impiantato proprio alla confluenza dei due rami del Torano, presso il dismesso convento dei Carmelitani, concesso gratuitamente a Egg per 16 anni da Gioacchino Murat, divenne, pensate, per 130 anni polo industriale del Matese e del Mezzogiorno, catalizzatore di ricchezza ma anche centro propulsore di socialità e cultura, iniziando così quella politica di grande attenzione verso i lavoratori e le loro esigenze. Nella riflessione storica sul rapporto tra industrializzazione e sviluppo urbano, il villaggio rappresentò quell'insediamento fondato dall'imprenditore con l'intento di raccogliere la propria fabbrica, pensate, le abitazioni,
i servizi per la vita quotidiana dei lavoratori, vantando un primato assoluto nel campo dell'edilizia industriale. Mi onora ricordare che nel 1838 la Filanda Egg veniva definita dalla stampa come la più grande e moderna industria del regno, dando lavoro a più di 1300 operai, tra cui maestranze locali, affiancate dai lavoratori svizzeri già esperti nell'arte del telaio e anche 100 fanciulle del Real Belgo dei Poveri di Napoli, orfane, povere e bisognose di inserirsi nella società. Nel 1841 la fama di Egg e delle sue manifatture era al culmine, tanto che il re Ferdinando II decise di visitarle, percorrendo la strada carrozzabile Caserta-Piedimonte, che era stata completata nel 1830 anche per il forte interessamento dello stesso Egg. Ovviamente non posso addentrarmi più del dovuto in una dettagliata ricostruzione storica, perché il sindaco me lo chiederebbe, lo sta già dicendo. Credo sia però necessario ricordare che dopo tante vicissitudini successive anche alle invasioni delle acque del Torano stradipato, Gian Giacomo Egg morì a 78 anni a seguito di una grave polmonite, però non ebbe figli, quindi l'impresa fu ereditata da 3 nipoti, anche se l'intera responsabilità andò a Gian Gaspare Egg, trasferitosi a 20 anni già, pensate, a Piedimonte, a cui successe poi Gian Giacomo Egg, nato proprio a Piedimonte nel 1840, quindi un cittadino piedimontese, che dopo aver studiato in Svizzera, alla giovane età di 28 anni, tornò qui e ne prese proprio la direzione della fabbrica. La presenza degli Egg a Piedimonte si concluse dopo 3/4 di secolo, quando Gian Giacomo lasciò l'Italia per trasferirsi a Zurigo. Il cotonificio passò dagli Egg ai Berner e al giovanissimo figlio Guglielmo, inaugurando un nuovo periodo di prosperità a partire dal 1889. Nel 1919 si concluse la vicenda dei cotonifici svizzeri in Campania, iniziata un secolo prima da Gian Giacomo Egg a Piedimonte d'Alife, e la proprietà confluì nelle manifatture cotoniere marigianali. E arriviamo ad oggi, finalmente ad oggi. A partire da questa giornata, gli Egg resteranno per sempre, ancor di più, una memoria storica in questo luogo iconico, attraverso la statua eretta dall'artista, grazie all'idea del sindaco e dell'artista Francesco Ciardiello, la statua eretta a Gian Giacomo Egg, nel ruolo del migrante al centro della riqualificata fontana. Al fianco dei busti già esistenti, non ne dimentichiamo certo la presenza di altre personalità illustri e identitarie del nostro territorio, quali Angelo Scorciatini Coppola, Giovanni Petella e Giacomo Vitale. Inoltre oggi, questo è un elemento importante che ricordava anche l'assessore Ferritto, tornano ad essere costituite al loro splendore tutte le antiche fontane, da cui sgorga l'acqua freschissima delle sorgenti del Torano, tra cui quella monumentale a muro preesistente, ritenuta un tempo smarrita o altrove smembrata, per la quale l'intervento di recupero conservativo è stato realizzato grazie alla raccolta rispettosa delle memorie fotografiche e documentali, in modo da essere compatibile con la materia e le strutture originali, al fine di rispettarne il valore storico e l'autenticità. Grazie anche all'attività di ripristino delle superfici, di pulizia dalle incrostazioni del tempo, torna a nuova vita con un forte significato simbolico, e poi appunto capirete perché, il prezioso busto della sirena bicaudata, collocato un tempo al centro della vecchia fontana centrale, testimone di vicende cittadine e di vicissitudini storiche, vittima di sfregio e atti vandalici. È indubbio che il nostro territorio sta rinascendo come centro di cultura e svago, grazie alla sensibilità, alla tenacia, alla lungimiranza del nostro sindaco, che con passione e dedizione ha a cuore, come noi tutti, le sorti della città. Facciamo in modo, come esortava anche il sindaco, che questo luogo storico diventi, o meglio, ritorni ad essere, un centro di aggregazione, amenità e gioia nel rispetto dell'infaticabile impegno umano messo al servizio del bene comune.
Un piccolo tesoro dall'alto potenziale è tornato ai suoi antichi splendori, non solo nell'ottica di ridare vita a un patrimonio pubblico, ma anche di creare spazi e servizi utili per la cittadinanza, un luogo di aggregazione per le famiglie, di promozione per attività culturali, sociali e sportive. Perdonatemi, ma faccio mia e desidero congedarmi con un pensiero risalente proprio a Gian Giacomo Egghio Pronipote, estratto da uno scritto sul crudificio all'interno della rassegna L'industria meridionale del 1955, che poi ho scoperto, perché tanti dettagli della statua non li conoscevamo, proprio per una sorta di affettiva sorpresa, che l'artista ha scelto insieme al sindaco di collocarla appunto ai piedi della statua. Gian Giacomo Egghio, lasciando Piedimonte in una sorta di testamento, dice: non c'è rosa senza spina, ma Piedimonte non cessa di essere un sito incantevole e prediletto per chi vi è nato. E così anche per me, il mio luogo nativo, dove si riconcentrano i miei ricordi di infanzia, le mie affezioni di famiglia, è caro e quantunque lontano sarà sempre indimenticabile. Geometria sul tema dell'acqua come elemento naturale, nella sua storia. Più avanti, entrando nella villa, nella vostra destra, troverete la fonte Ramiro che ben conoscete, anche molti di voi ovviamente li conosceranno. Il materiale proveniente dal disarmo della fontana da circa il 60%, quindi da questo 60% con la calibrazione del fondo acqua. Una calibrazione dello spessore del frontale, siamo riusciti a recuperare lo stesso materiale a riportare la fontana in origine. La fontana anche dovrà corredata da una pavimentazione di base realizzata con una pietra di Navarone, una pietra di Navarone che, come sapete, usata anche nella rete di Caserta per gli investimenti e per le scalinate che sono state realizzate. Più avanti troverete la sirena resiliente, così battezzata, perché la conoscete benissimo, è la statua d'amore della sirena di Valdata, che era presente qui nella fontana centrale a cena proprio della fontana, prima di entrare dentro. La sirena è stata convertita in un'opera contemporanea in stile post-arte. Come ben sapete, la sirena da tanti anni è stata continuamente e ripetutamente vandalizzata. Adesso la vedremo lì. Successivamente in seguito a una curata politica superficiale posizionata che quella colonna, la colonna armonica con degli affari. Quindi in costanza per spiegarmi molto brevemente l'opera, abbiamo caricato il simbolo stato collegato alla signora di Codate, che sapete come simbolo fatto intero, e ricollegandolo, scaricandolo completamente e trasformandolo in una nuova forma di comunicazione armonico ionico nel punto del vandalismo. Poi, passando qui alla parte centrale, potete vedere insomma la fontana. La fontana si basa sulla vasca ovale della fontana precedente, quindi costruendo diciamo, su ciò che era prima, abbiamo riedificato una nuova fontana che consiste, suddivisa in quattro quadranti. Ogni quadrante è galleggiante nell'acqua, e ogni quadrante è formato da basso periodo che mi narrano della storia di Gian Giacomo Egghio e di questo edificio di Piedimonte. In questi quattro quadranti è concepita per essere sviluppati in senso orario. Questo senso orario mi percorre cronologicamente sia la scritta di Piedimontese da parte di Manda, Francesco come cittadino di Piedimonte. Assunto l'onere di mantenere l'impianto di illuminazione della villa, così da renderla fruibile tutte le ore della giornata, di mantenere e controllare il parco giochi e il campo sportivo. Questi non sono concessi al gestore, ma sono e restano fruibili per tutti.
ricordi solo della città. Competenza giornaliera, sulla ricerca di porta rifiuti, pulire la fontana centrale, gestire gli accessi al campo sportivo e regolare l'ordine e i comportamenti degli avventori. Poi, nell'ambito della proposta migliorativa, la ditta si è aggiudicata la gara, ha realizzato, poi è in procinto di realizzare nei termini stabiliti, il pavimento multistrato del campo, allestendo lo stesso con canestri e porte. Fornito e installato la lastreghiera per le ricariche biciclette, con 6 biciclette elettriche per adulti e 6 biciclette elettriche per bambini. Ancora previsto l'installazione di una pallolina SOS per la sorveglianza ed emergenze con un impianto di videosorveglianza. Ha fornito un totem multimediale narrativo, un armadietto di ricarica per smartphone, una centralina per irrigazione smart ed una serra da giardino a cupola e ed infine un impianto di videoproiezioni per eventi che oltre a fornire tutto il necessario, coperta, cuscina e cestini per i picnic sui prati della villa. E per ultimo fornire un servizio guida che illustri le bellezze presenti in questo luogo. Di fianco e dietro al bar sarà riposizionato il parco giochi che è stato donato precedentemente alla città della clinica Atena, la quale sta provvedendo con un'ulteriore donazione di giochi e giostimini per i nostri bambini, con tappetino antinfortunistico. La villa comunale è patrimonio della città, prendiamocene cura. Ed ora lasciamo che il caffè letterario apra i suoi porti e lascia entrare il profumo di questa bellissima giornata di festa, rendendo la nostra città sempre più ricca e orgogliosa di cose belle. Guardo tutto questo e non mi sembra vero. Non mi sembra vero che un'area verde bellissima sia stata lasciata per così tanti anni e abbandonata a se stessa. E tutto questo grazie alla determinazione, all'impegno e alla visione della nostra attuale amministrazione. Finalmente sono riusciti a donare a tutti noi un luogo che non sarà solo un giardino, ma un punto di ritrovo, un rifugio e un simbolo di rinascita per tutti noi. Questo importante traguardo non sarebbe stato possibile senza l'entusiasmo e la fede di chi ha sempre creduto nelle potenzialità di questo paese. A chi, come un vero capo famiglia, ha saputo vedere oltre le difficoltà e ha scelto di investire in questo sogno. E a te Vittorio è il nostro grazie più sincero. Importantissimo per me. Voglio ringraziare la mia famiglia, perché senza di loro io oggi non sarei brava. So che può sembrare una frase fatta, ma è così. Grazie per aver sempre creduto in me stessa, grazie per avermi sempre supportato e sopportato soprattutto, e grazie di tutto. Il mio progetto nasce la voglia di lasciare viva l'anima della vecchia biblioteca. Con il nome Elysian ho voluto richiamare l'antica Grecia, evocando quella dimensione paradisiaca dei campi Elisi, dove si trovava riposo e serenità immersi nella bellezza e nella natura. E con questo nome ho voluto esprimere il desiderio di creare un luogo dove chiunque possa nutrirsi di poesia, di bellezza e di cultura. Sorsi di poesia richiama invece l'idea che ogni momento trascorso qui possa essere un sorso di pace, un sorso di ispirazione, un sorso di riflessione. Io davvero mi auguro che questi spazi diventino un punto di riferimento per tutti, un luogo in cui ogni cittadino, ogni famiglia e ogni visitatore possa sentirsi accolto. Che siano i giardini di Egg o che sia Elysian, questi luoghi appartengono a noi. Che questo sia solo l'inizio di tanti momenti indimenticabili, e oggi abbiamo avuto dimostrazione che anche i sogni più grandi possono diventare realtà.
1. Vieni, 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 v